Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. L'avete chiesto in tantissimi. Oggi andiamo a continuare il nostro progetto che abbiamo creato con l'intelligenza artificiale di Relum e lo andiamo a sviluppare in Figma. È un progetto vero di un cliente reale, cambio il nome per questioni di privacy. Andate a vedere il video precedente dove facciamo vedere come l'intelligenza artificiale ha creato questo layout. L'abbiamo importato in Figma con Relum, che è una libreria fighissima, gratis, e questo è il risultato. Abbiamo il nostro progettino in Figma. Se proviamo ad andarlo a modificare, però potete vedere che abbiamo tutti questi layer un po' strani. Non possiamo trascinarli, modificarli, cioè è un blocco unico. Perché? Perché questa tipologia di layout utilizza l'auto layout. Che cos'è l'auto layout? In Figma è una funzionalità molto importante, molto figa, che ci permette di andare a fare veramente tantissime cose e a posizionare sostanzialmente gli elementi come se fossero in Flexbox. Per chi non conosce Flexbox, vuol dire che possiamo dare ai nostri elementi sostanzialmente una proprietà responsive. Vedete che è responsive questo elemento. Vedete che se io vado a modificarne la larghezza, lui si adatta. Perché? Perché utilizza l'auto layout. Quindi è molto importante capire come funziona l'auto layout. Andiamo a vedere in questo video come funziona. Adesso io qui ho un po' di immagini di test da farvi vedere e andiamo a vedere come funziona questo auto layout che tra parentesi ci fa risparmiare un sacco di tempo una volta che l'abbiamo imparato ad utilizzare. Dobbiamo però pensare non più a trascinare gli elementi, a posizionare gli elementi col mouse, ma lo andiamo a fare tramite le proprietà dell'auto layout. Come funziona? Io qui ho un'immagine, se me la duplico, ne facciamo tre immagini giusto per avere tre elementi dal quale lavorare. Se io vado a selezionarle tutte e tre e gli dico tasto destro, qui ci dovrebbe essere Add to Auto Layout, maiuscolo A, quindi se faccio maiuscolo A, ok, lui vedete che mi crea il simbolino dell'auto layout e mi mette le tre immagini dentro, quindi mi ha creato sostanzialmente un contenitore, quindi un container che chiamerò container per farvelo capire meglio, con dentro le nostre tre immagini. Vedete qua? Vediamo qui il pannellino. Se vado a cliccare sul mio elemento con l'auto layout, questo pannellino auto layout, l'auto layout ha diverse proprietà. Partiamo da quelle più semplici. La direzione, vedete, così è orizzontale, così è verticale, vedete che mi mette gli elementi in verticale. Poi ho questo qua che è la capo, che magari lo vedremo in un altro video perché è un po' più complesso. Poi cosa abbiamo? Abbiamo lo spazio orizzontale, quindi io qui posso definire lo spazio tra gli elementi. Se gli dico 10, vedete che è di 10 pixel. Se gli dico 30, sarà di 30 pixel, quindi ho lo spazio. Poi ho il padding del mio container, quindi qua il padding, l'imbottitura, posso dirgli 20 destra e sinistra. E vedete che lui mi fa il padding e 20 sopra e sotto. Ora io non ho un colore di sfondo, ma se al mio elemento qui gli do un fill bianco, vedete che ho il padding. Una volta che ho fatto questo, la cosa interessante è che se io mi vado a trascinare qua, vedete che non è responsive. Come mai? Non è responsive perché qui lo spazio tra gli elementi non è settato come auto. Se io lo metto come auto, vedete che gli elementi si adattano. Questo è utilizzato tantissimo, praticamente tutti gli elementi sono fatti con questa logica all'interno del Relum, quindi del nostro layout, di questo layout qua creato con l'intelligenza artificiale. Andiamo a vedere altre cose qui, per esempio un'altra classica struttura che capita con l'auto layout è quello che ho due elementi, ok, che voglio andare a posizionare dentro a un elemento più grande, questo rectangle qua. Se io vado a impostare l'auto layout su questo elemento qua, quindi faccio mela A e vado a inserire qua dentro i miei due elementi, lui mi va a mettere sostanzialmente i due elementi uno sopra l'altro, uno sotto l'altro. Infatti, se vado qui nel frame contenitore, vedo che praticamente la direzione è in basso. Ora io vorrei creare una specie di cover, quindi eliminiamo il rettangolo sotto e andiamo a dare un colore di sfondo al nostro frame. Chiamerò questo qua cover, ok? Poi vado a dargli un fill, gli metto, va bene, bianco. E andiamo ad allargare l'elemento. Vedete che ora io qui nell'auto layout gli sto dicendo che gli elementi sono all'interno del mio frame, della mia cover, sono posizionati verso il basso. Se io gli dico verso destra, come Flexbox, vedete che me li posiziona da parte. Abbiamo questa griglia qua dove posso posizionare gli elementi, posso posizionarli
al centro in alto, al centro e al centro in basso, sinistra, vedete, come flexbox. Facendo questa cosa qua e mettendoli così, io vado sostanzialmente a creare una specie, una cover. Vedete che io qua ora come distanza tra loro gli ho dato 10. Proviamo a dargli 0. Questo elemento qua ha tanto, forse è il font che ha tanto spazio sotto. No, forse era stato semplicemente, avevo una capo forse. Praticamente il mio auto layout fa il lavoro per me, nel senso che se io adesso vado a ridimensionare questo elemento, vedete che lui è completamente responsive, molto molto interessante. Andiamo a combinare ora le due cose che abbiamo visto prima e cerchiamo di creare una card come questa qua. Guardate questa card, adesso la rifacciamo da zero, vedete come si comporta. Adesso qui il testo non va a capo, vediamo come si fa. Se io vado qui e mi creo, mi prendo l'immagine qua, poi vado a crearmi un rettangolo. Dentro questo rettangolo qua voglio avere due testi. Lorem, questo è un po' grande, mettiamolo 30. E mettiamo duplico e mettiamo un altro. Ipsum lorem. Sì, questo potrebbe essere il nome della proprietà, quindi possiamo fare per esempio Pavia, villa con piscina, triquadri. Lo facciamo più piccolino. Ok. E andiamo ora a lavorare di auto layout. Quindi se io voglio qui dargli a loro una grandezza responsive, faccio un bel melà, lui mi crea questo che chiamerò per esempio, come con i CSS bisogna dare i nomi alle cose, sennò poi non troviamo più niente, non capiamo più niente, card footer. Ok, e vado a mettermelo largo così e qui gli dico che lo voglio al centro. Gli elementi all'interno, questa card, se io la vado a rimpicciolire, vedete che questi elementi non si avvicinano. Perché? Perché io qui nel mio space ho un 36 qua, mentre invece dovrei mettergli auto. Se faccio auto, vedete che posso ridimensionarli così in altezza e posso anche dargli, volendo, un padding di 20 sopra e sotto, cioè destra e sinistra e sopra e sotto. Così siamo un po' troppo, devo allungarmi ancora un po'. E qui gli do un bel fill bianco. Questo rettangolo sotto lo cancelliamo, andiamo a metterci così. Questa immagine qua, se me la vado a selezionare, la metto sopra per farvi vedere, se vado a selezionare card footer e l'immagine, gli do un maiuscolo A, lui mi crea un altro layout che chiamerò card. Quindi vedete, posso mettere auto layout dentro auto del layout ed è lì che abbiamo la vera potenza di questo sistema. Quindi questo qua lo chiamiamo card, poi andiamo qui. Se ora adesso io provo a ridimensionare, vedete che lui non mi cambia. Perché? Perché devo dirgli all'immagine, qui nel pannello size, deve avere non larghezza fissa, ma fill container. E allora se io ora vado a ridimensionare, vedete che mi è responsive. Stessa cosa qui nella card, quindi gli dico fill container. E vedete che ora posso andarmi a lavorare così. Per far andare a capo questo, anche questo qua, è un pochino più complesso. In realtà non è così complesso, basta che mi seleziono qui il mio testo e al posto che fixed gli dico, o huge, gli dico fill container. Quindi lui mi deve andare a occupare tutto il container, al posto che essere a sinistra deve essere allineato al centro, e il risultato, vediamo un po', va a capo, sì, ma l'elemento sotto non si sposta. Perché? Perché nella card dell'auto layout andiamo a vedere, nel card footer, l'altezza è fissa. Io invece voglio mettere hook content, che vuol dire semplicemente occupa la grandezza del contenitore. E ora se vado a capo vedete che mi va giù. Qui ho un po' di spazio tra gli elementi, un 36, posso anche ridurlo a un 10. E ora facciamo un altro test, vado giù, boom, e la mia card è completamente responsive. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è l'allineamento. Ho tre elementi, vado a mettere l'auto layout, maiuscolo A. Vi voglio far vedere che quando vado
ora a modificarli, non cambia la larghezza, devo mettere qua su auto. Quando vanno a sovrapporsi, vedete che io qui ho gli elementi che vanno uno sopra l'altro. Posso andare qui nelle avanzate e dirgli last on top, quindi vedete che l'ultimo è sopra, oppure dirgli first on top. Un'altra cosa interessante da vedere nelle proprietà avanzate è che posso dirgli di tenere come allineamento il baseline o la parte centrale dell'elemento. Se gli dico baseline, lui usa praticamente la parte bassa dell'elemento per fare l'allineamento, se no utilizza di default la parte centrale. Con questo abbiamo visto tutte le proprietà dell'auto layout. Siamo pronti per andare a vedere nei prossimi video come andare a modificare il nostro wireframe creato con l'intelligenza artificiale, ma andando a inserire immagini, colori, testi e andando a creare un vero e proprio mockup di un sito web in pochissimo tempo. Se questo video ti è stato utile, fammelo sapere nei commenti, lasciami un bel like, iscriviti alla community free, c'è il link qui sotto in descrizione dove parliamo di queste cose tutti i giorni. Un saluto, a presto, ciao!